Buon pomeriggio a tutti. L'amico Roberto Golfetto, oltre a propormi di associarmi al gruppo di Lean Manager, mi ha coinvolto come relatore in questo convegno e per questo lo ringrazio molto. Ringrazio anche il presidente Sergio Littiglio, non solo per avermi invitato, ma vorrei ringraziare soprattutto per l'impegno che mette nel diffondere le esperienze di Lean a livello mondiale, dando così l'opportunità a noi associati al gruppo di essere sempre aggiornati. Roberto mi ha chiesto di portare una testimonianza sulle esperienze che ho maturato nella mia vita professionale sull'applicazione nelle aziende manufatturiere di servizi del modello organizzativo sviluppato negli anni 50 e 60 in Giappone. Il mio intervento non riguarderà strumenti, metodi e tecniche della Lean, che penso in pratica siano ampiamente note e diffuse, ma sarà centrato su una serie di considerazioni sui programmi di trasformazione snella, in particolare sulle difficoltà incontrate nelle aziende per portarle da un'organizzazione tradizionale basata su taylorismo e fordismo e quindi sulla produzione di massa ad una organizzazione snella. Ho articolato il mio intervento in 5 punti. Inizierò con alcune riflessioni su qualità totale e Toyota Production System per introdurre le tre rivoluzioni che caratterizzano il TPS e quindi mi soffermerò sulle barriere incontrate nella mia attività professionale nell'applicazione della Lean Production. Il quarto punto indicherà i fattori chiave per realizzare con successo la trasformazione snella. E infine chiuderò con alcune conclusioni. Quando all'inizio della diffusione della Lean in Italia, negli anni a cavallo del nuovo secolo, con la società Galgano, per la quale ho lavorato per più di 30 anni, abbiamo voluto rappresentare in modo sintetico il TPS, abbiamo scelto questa immagine, che rappresenta, se vedete, un tempio che è simile a quello che ci ha presentato Diego Cherubelli per il Bosch Production System. Sono magari diversi leggermente i pilastri, però la logica è la stessa. Il tempio rappresenta la costruzione che la Toyota ha realizzato con decenni, qui lo voglio sottolineare, di duro lavoro. Ricordo uno dei consulenti giapponesi che ci ha affiancato che aveva definito la qualità sudore e fatica. E chi ha sperimentato nelle sue aziende l'introduzione della produzione snella sicuramente può confermare che non è stato un viaggio semplice. Il tempio è sostenuto da due pilastri, la qualità totale o company-wide quality control e la caccia agli sprechi, sui quali poggia un architrave che è rappresentato dalla valorizzazione delle risorse umane, che è la leva fondamentale del successo Toyota per la soddisfazione dei suoi clienti. Quando si parla di TPS, non bisogna pensare solo alle intuizioni di Taichi Ono, tipo il sistema pull, il Kanban, la caccia agli sprechi, il livellamento della produzione, ma al grande lavoro che è stato svolto in Toyota negli anni 50 e 60 per diffondere e applicare principi, strumenti e nuove modalità di gestione delle risorse umane per sviluppare le competenze necessarie per avere un'azienda in qualità totale. Può essere utile ricordare i tempi in cui la strategia della qualità totale si è sviluppata nel mondo. Il Giappone ha iniziato nel 1950 grazie al supporto ricevuto dagli Stati Uniti e in particolare da Deming e Juran, che ebbero un ruolo fondamentale nel percorso sviluppato successivamente dall'Unione degli Scienziati e Ingegneri Giapponesi, che con la guida illuminata di Ishikawa ha definito l'approccio qualità totale che successivamente noi occidentali abbiamo cercato di introdurre nelle nostre realtà. È del 1973 il primo viaggio di studio, quindi pensate 23 anni dopo,
il primo viaggio di studio della realtà industriale giapponese da parte di un gruppo di manager americani. Del 79 il primo viaggio di manager europei e finalmente nel 1981 anche l'Italia scopre la qualità totale grazie all'azienda per la quale lavoravo, soprattutto l'ingegner Galgano, che mi fece partecipare al secondo seminar tour organizzato in Giappone dal Giuse e con la guida, qui devo essere stato fortunato perché chi ci guidava era Masaki Imai. Ancora non aveva scritto il suo libro, faceva da accompagnatore dei dirigenti occidentali che andavano a visitare le aziende giapponesi e ascoltando quello che dicevano i suoi colleghi manager giapponesi, qualche anno dopo scrisse il suo libro che gli ha dato successo a livello mondiale, cioè il famoso Kaizen. Più di 30 anni fa mi sono trovato tra i primi in Italia con i miei colleghi della Galgano a diffondere i principi della qualità totale, incontrando inizialmente grande difficoltà e soprattutto scetticismo, soprattutto da parte degli imprenditori. Pochi a quel tempo si rendevano conto che il company-wide quality control, così i giapponesi definivano la qualità totale, era una vera e propria rivoluzione manageriale che introduceva in azienda due priorità mai considerate come tali nelle aziende occidentali in quegli anni. La priorità cliente da anteporre a quella del profitto. Ricordo che quando facevo questi incontri con gli imprenditori, la domanda semplice che ponevo era: ma per voi qual è la priorità? 100% delle risposte, profitto. Quando contrapponevo e dicevo ma la priorità è il cliente, ecco, vedevo i visi un po' sconvolti, parlo però un po' di anni fa. La seconda priorità è il miglioramento continuo della qualità, che veniva spesso percepito come un aumento continuo dei costi, anche perché per fare miglioramento bisogna dedicare delle risorse e quindi il fatto che le persone non fossero più attaccate alla loro macchina o al loro posto di lavoro veniva percepito come una non produttività e quindi come un costo. Poi, essendo il company-wide nato in Giappone, con un paese, nessuno lo può negare, con una cultura profondamente diversa da quella del nostro paese, si riteneva che le innovazioni suggerite mal si applicassero alla nostra realtà. Quindi veramente vi garantisco dei confronti e degli scontri abbastanza vivaci in quelle aule. Bene, sono corsi circa 15 anni per fare accettare in modo diffuso questa rivoluzione. Oggi, se vado a ripetere la domanda, quasi sicuramente le percentuali si sono invertite. Molti mi rispondono che la priorità è la soddisfazione del cliente, anche perché se non l'hanno perseguita non sono più sul mercato. Okay. All'inizio degli anni 2000 mi sono trovato nuovamente impegnato, sempre con i colleghi della Galgano, in un'impresa pionieristica probabilmente ancora più complessa e difficile, la diffusione del Toyota Production System. Questo approccio è noto da molti anni, ma si stima che sia stato applicato con successo in non più del 5% delle aziende, parliamo a livello mondiale, pur consentendo di ottenere risultati che posso definire tranquillamente straordinari, perché parliamo sempre di miglioramenti a doppia cifra, ma non di poche decine, spesso 50, 70, 80% di miglioramenti. Quindi di fronte anche a questi risultati si fa fatica a diffondere questa metodologia nelle nostre aziende. Adesso è un po' di anni che non si vede più in televisione il signor Lubrano, ma avrebbe detto: una domanda sorge spontanea. Perché? Ma perché siamo fermi a quel 5%? Perché per applicare con successo il TPS è necessario realizzare non una rivoluzione come la Total Quality, ma ben tre rivoluzioni
nell'approccio alle attività produttive. Queste tre rivoluzioni sono necessarie perché tutto il processo di cambiamento da realizzare è una lotta continua contro il buon senso che noi troviamo nelle nostre aziende e in molti casi dobbiamo fare delle proposte che sono anche controintuitive. Allora, prima di affrontare le tre rivoluzioni, spendiamo due parole per chiarirci sul significato di rivoluzione. Se andiamo nel vocabolario della lingua italiana, troviamo che la rivoluzione viene definita come cambiamento profondo e radicale. E allora, di fronte ad un cambiamento profondo e radicale, è molto difficile cogliere in profondità il significato di rivoluzione. Allora, per capire meglio questo significato, spendiamo alcuni minuti riflettendo su questi tre punti. Il primo, vedere gli alberi e la foresta. L'ha citato anche Renato Comai. Questo è un, possiamo dire, anche uno slogan che ha sviluppato il grande Albergo Galgano quando si rendeva conto che all'interno delle organizzazioni dove proponevamo la qualità totale si faceva fatica a vedere l'insieme, cioè si faceva attenzione al singolo approccio, al singolo strumento o a più di uno, ma capire cosa fosse la filosofia completa dell'approccio a qualità totale era difficile, per cui lo sforzo che dovevamo fare era quello di far vedere al di là delle singole parti via l'insieme e quindi, con parola più tecnica, dobbiamo pensare al sistema. Questo per dire che le tecniche e gli strumenti della Lean non sono la Lean. Purtroppo in giro vedo che c'è ancora parecchia confusione. L'aver fatto per un po' 5S, aver fatto per un po' qualche settimana Kaizen, spesso porta a dire ma noi stiamo facendo Lean Organization, Lean Production. Non è vero, cioè state provando a fare qualcosa. Scusate se sono polemico, ma siccome questo mi ha dato spesso delle frustrazioni, vi riporto. Il secondo punto è il cambiamento di priorità che il TPS richiede. Allora, un esempio significativo a livello aziendale di cambiamento di priorità ci viene offerto proprio dalla qualità totale, che ha portato al superamento della priorità profitto per passare alla priorità cliente, ma in un arco di tempo di circa 15 anni. Per la sorpresa nostra è che, siccome nessuno meglio dell'imprenditore comprende l'importanza del concetto di priorità, perché l'imprenditore lavora solo per priorità, noi ci stupivamo che non riuscisse a capire che la nuova priorità a cui doveva fare attenzione fosse il cliente e il profitto era il premio della sua capacità di gestire i clienti. Il terzo punto, questo è il più critico, cioè il cambiamento delle assunzioni di base. Cosa sono le assunzioni di base? Sono il modo profondo in cui ognuno di noi vede il mondo che lo circonda. Sono molto difficili da cambiare perché queste assunzioni rappresentano l'aspetto più profondo della nostra cultura e guidano soprattutto i nostri comportamenti. Quindi, quando noi chiediamo di cambiare un'assunzione di base, sostanzialmente stiamo chiedendo di cambiare comportamento e lo switch non è immediato, cioè ci vuole un po' di tempo. Vedere il mondo che ci circonda con delle nuove assunzioni di base richiede un cambiamento radicale nel modo di vedere i problemi e risolverli. Bene, passiamo allora alle tre rivoluzioni della Lean. La prima è la priorità prodotto. Si è staccato? Fissa. La seconda, il sistema produttivo pulsante. La terza, il miglioramento rapido. La prima rivoluzione, la priorità prodotto. Nelle aziende manufatturiere tradizionali, il prodotto non concentra su di sé in modo prioritario le attenzioni del management, che sono più orientate all'organizzazione, alle funzioni da svolgere, agli impianti, alle macchine, alla gestione dei processi
e meno al prodotto. E sempre nelle organizzazioni tradizionali scopriamo di aver dimenticato il prodotto come 30 anni fa abbiamo scoperto di aver dimenticato il cliente. Allora, quali sono le conseguenze delle priorità prodotto? Beh, se la priorità è il prodotto, la priorità derivata è il suo flusso e l'essenza della gestione aziendale viene vista con la gestione di tre flussi, come ci ha ricordato anche stamattina Diego Cherubelli: il flusso dei materiali, il flusso delle informazioni e un altro flusso meno percepito ma altrettanto importante, che è quello delle attività di progettazione. Cioè, se un'azienda non riesce a viaggiare in parallelo tra innovazione di prodotto, di processo, organizzazione e business quotidiano, fa fatica ad andare avanti. Con la priorità prodotto si mettono le premesse per la più efficace caccia agli sprechi che sia possibile realizzare. La seconda rivoluzione è il sistema produttivo pulsante in sintonia con il mercato. Questa è la rivoluzione più complessa delle tre. La parola sintonia cosa significa? Si riferisce al fatto che tutte le attività produttive vengono legate alla domanda reale del prodotto. Io per anni, un po' di anni fa, dovevo pianificare la produzione sulle previsioni di vendita. Vi confesso di non essere mai riuscito a fare la produzione come nessuna delle previsioni che mi era stata passata. Allora, solita battaglia tra chi produce e chi vende, dare la colpa al commerciale che non sapevano fare previsioni e dare la colpa alla produzione che non era capace di rispondere tempestivamente alle richieste dei commerciali che cambiavano di settimana in settimana. Allora, fare un sistema produttivo pulsante vuol dire, mano a mano che arrivano gli ordini, essere capaci di produrli così come arrivano. Beh, questo è un esercizio che è stato molto difficile anche per i signori della Toyota. Hanno impiegato diversi anni per arrivare ad una giusta risposta dei volumi produttivi alle reali vendite dei prodotti. Per essere pulsante, il sistema produttivo deve trasformarsi in una entità altamente flessibile e affidabile, che pulsa proprio come il nostro cuore, in aderenza alle esigenze del mercato e quindi dei clienti. Per raggiungere questo obiettivo il sistema deve essere flessibile. Cosa vuol dire? Se nel processo, penso che la parola vi sia nota, abbiamo i famosi monumenti, cioè le macchine ad altissima velocità, ad altissima capacità produttiva, ma che per modificare la produzione, il prodotto, ci metti, vabbè, i setup adesso sono diventati tutti bravi a ridurlo, ma ci sono ancora delle macchine che è difficile modificare in termini di cambiamento di produzione. Beh, se, ripeto, nel nostro processo abbiamo questi monumenti, è difficile diventare o essere flessibili. Deve essere poi leggero sia per i volumi di materiali che sono le work in process, che siano bassi, ma anche deve essere minimo il peso delle macchine. Perché? Perché se io voglio far pulsare la mia produzione, devo essere in grado di spostarle facilmente e adeguare i layout ai flussi che si cambiano nel tempo. Non dico di arrivare a mettere le ruote alle macchine, ma in qualche caso è stato fatto anche questo, proprio per dare la possibilità all'operatore stesso, quindi senza richiedere interventi esterni al reparto, di poter modificare le sequenze, togliere delle macchine, aggiungere delle macchine per arrivare alla produzione livellata. Deve poi pulsare con continuità. E cosa vuol dire? Che se abbiamo visto stamattina uno degli indicatori del Bosch Production System, l'OEE, cioè se io non miglioro l'efficienza dei miei impianti, la continuità non la tiro fuori. Quindi dobbiamo fare in modo che non ci siano arresti in uno o più punti della linea o del sistema. Deve pulsare con regolarità.
Questo vuol dire che la produzione deve essere livellata. Anche questo è uno degli obiettivi più complessi della Lean, perché non sempre la sequenza delle operazioni richiede lo stesso assorbimento o di tempo macchina o di tempo uomo. Quindi se noi vogliamo che la produzione sia a flusso, dobbiamo fare in modo di togliere le punte o di colmare i gap tra le diverse postazioni. E poi deve mettere in produzione e ottenere nello stesso tempo le varianti che sono state richieste dal mercato. Allora, con il sistema produttivo pulsante, il materiale deve scorrere a flusso in modo continuo secondo le richieste del cliente. La terza rivoluzione, il miglioramento rapido, permette di ottenere in tempi brevi, chi lo ha sperimentato me lo può confermare, miglioramenti molto importanti, la settimana che è, per esempio, e quindi il miglioramento rapido diventa il punto ideale di partenza per la trasformazione lean dell'azienda. Peccato che molte aziende si fermino e quindi dopo aver fatto 3, 4, 5 tentativi con buoni risultati di miglioramento rapido non c'è capacità di passare da aree piccole, perché il miglioramento rapido non lo puoi fare contemporaneamente su tutto lo stabilimento, devi scegliere una linea di prodotto, devi scegliere un numero di persone gestibile per fare il miglioramento a gamba, quindi non più di 10, 20, 30 persone, perché già 30 è il limite. E qui forse è colpa anche di noi consulenti, che anche noi abbiamo i nostri obiettivi di fatturato, per cui siccome il miglioramento rapido si vende facilmente, ci si limita a saltellare da azienda a azienda, a vendere un po' di settimane Kaizen e alla fine anno si fa fatturato. Scusate se può sembrare critico, ma io con molti miei colleghi sono abbastanza arrabbiato, perché non è così che si aiuta le imprese a fare un vero cambiamento. Sul piano pratico, il tempo per ottenere i risultati coincide con una settimana che di solito viene definita settimana Kaizen. Ecco, anche qui ricordo con lo slogan "vedere la foresta e non gli alberi", per me la settimana Kaizen è un albero, non è una foresta. L'aspetto innovativo della terza rivoluzione consiste in un nuovo approccio all'azione che è caratterizzato da due nuove linee guida espresso con due slogan. Il primo, veloce e rozzo, quick and dirty. Il secondo, fallo e fallo subito, time storm. I cambiamenti, il primo slogan, ci ricorda che i cambiamenti devono essere realizzati rapidamente e con grande dinamismo, senza andare tanto per il sottile. Cioè, rozzo sta a significare non andiamo a cercare la perfezione, perché per cercare la perfezione spendiamo tempo, e il tempo è denaro, quindi è uno spreco anche quello. Piuttosto facciamolo non in modo perfetto, ma facciamolo. E puntando ovviamente al risultato. Per questo il significato del dirty, perché bisogna sporcarsi le mani, cioè bisogna andare lì, entrare sui reparti, mettere le mani e non semplicemente dare consigli. Cioè, in molti casi, io meno, i miei colleghi di più, si tirano sulle maniche, si mettono i dispositivi di produzione individuale, si affiancano gli operatori e li aiutano. Se c'è da spostare layout, se c'è da modificare, fanno anche loro. Questo, tra l'altro, è un modo anche molto importante per acquisire un rapporto di fiducia con gli operatori. Il secondo slogan è un preciso richiamo all'azione immediata, scoprendo così che il try stormy, cioè la tempesta delle prove, cioè prova, riprova, riprova ancora, è ancora più potente del brainstorming. Faccio una citazione storica. Giulio Cesare, con il suo Veni, Vidi, Vici, rappresenta benissimo quello che ci stiamo dicendo più di 2000 anni dopo. Questo per dire che probabilmente le invenzioni vere sono poche, perché studiando la storia troviamo tanti riferimenti che sono attualissimi.
Bene, sinora abbiamo visto le tre rivoluzioni necessarie per applicare la Lean, cerco di recuperare. Come anticipato in apertura del mio intervento, vi presento adesso le difficoltà che ho incontrato nella realizzazione dei programmi di trasformazione snella in diverse aziende italiane. Ecco, qui posso tranquillamente affermare che ho dovuto affrontare e superare, per essere onesto, non sempre, perché non tutti i progetti sono andati a buon fine, vere e proprie barriere, direi formidabili barriere, che sono insite nella cultura manageriale tradizionale. Io le ho classificate in due tipi queste barriere, le barriere di carattere generale e le barriere di carattere specifico. Quelle di carattere generale sono molte. Io qui ho fatto una scelta, quella di presentarvi quelle barriere che a mio avviso sono più difficili da superare. La prima barriera è il buon senso tradizionale. Ono diceva che il buon senso è sempre sbagliato perché deriva dalla nostra esperienza di produzione di massa, che è un sistema che è ormai superato per le nuove situazioni di mercato. Cioè, oggi veramente è quasi impossibile riprodurre i tecniche e metodi che abbiamo utilizzato per decenni passati. Tra l'altro, una delle proposte più importanti è quella della produzione livellata, Leijunka, quello è controintuitivo, quindi per farlo capire, per farlo applicare, vi assicuro, è uno sforzo veramente importante. Seconda barriera di carattere generale, il concetto di spreco, ma ancora di più la caccia allo spreco, che non è nella cultura della produzione di massa. Io vedo ancora aziende per cui il magazzino non è uno spreco, così come non è uno spreco la persona che guarda una macchina mentre produce. Ecco, vi sembra strano, ma ci sono ancora queste realtà. Se solo il 5% hanno fatto la Lean, tutte le altre si assomigliano a quelle che io vi sto rappresentando. L'ultima barriera, la forte tendenza a risolvere i problemi dall'alto per reagire alle nuove complessità. Cioè, io vedo le direzioni quando devono affrontare nuove complessità e dicono: beh, allora qui si può cambiare il sistema operativo, possiamo prendere un computer più potente, possiamo rinforzare e centralizzare gli uffici di programmazione, che porta poi a dei risultati veramente drammatici. Barriere di carattere specifico. La cultura dominante di tecnici e progettisti che è indirizzata verso i cosiddetti monumenti più veloci, più produttivi, ma anche molto più rigidi in termini di flessibilità produttiva. La produzione a lotti, che è ancora considerata una modalità scontata per organizzare la produzione di massa. Le attività produttive viste e realizzate, ecco, questa è la nostra frammentazione delle nostre strutture organizzative, che sono composte di uffici, di reparti, che tra l'altro per funzionare hanno bisogno tutte di una serie di sottosistemi, per cui gli alberi si allungano e i flussi di comunicazione sono sempre più complessi. La produzione, ecco l'ultimo punto, la produzione snella purtroppo rende superflue diverse posizioni di livello. E quindi andare a proporre che bisogna togliere qualche livello non è tanto ben gradito, e tutti cercano di dimostrare che le loro posizioni sono indispensabili per l'organizzazione e per l'azienda. Al di là di queste barriere che vi ho presentate, vi è una barriera di carattere manageriale ed organizzativo che rende in molte aziende difficile e lento qualsiasi tipo di cambiamento, e quindi anche quello legato alla Lean. Sono tre gli aspetti riconducibili a questa barriera. La scarsa focalizzazione del management sulle vere priorità aziendali. Quel magnifico cartello che ci ha fatto vedere Diego di Pareto stamattina, se ce l'avessimo qui, tutti, dal vertice fino in fondo, ci aiuterebbe a lavorare meglio e con più efficienza ed efficacia. Un esiguo numero di persone dedicate full time al miglioramento. Noi veniamo da una realtà in cui bisogna tagliare i costi, quando poi bisogna fare miglioramento, dove andiamo a prendere le risorse?
La risposta ce l'ha data stamattina Diego, poi la riprendo. Scarsa utilizzazione delle risorse ai livelli più bassi. Qui, Sergio, si potrebbe organizzare un altro evento per parlare perché nelle aziende manca fiducia nel personale operativo, che è un altro grossissimo ostacolo allo sviluppo del miglioramento continuo e dei principi della Lean. Ecco, dopo queste considerazioni, abbiate pazienza ancora 3 minuti, poi ho finito. Può essere utile riassumere le criticità, sono andato avanti, ho perso filo, ecco qui. Conoscete George Koenigsegger? Questo è un signore che è presidente di una società, la Lean Investments, che acquisisce aziende manufatturiere di media dimensione, le trasforma in aziende snelle e fa un sacco di soldi, perché gli ridà valore, le prende decotte, le valorizza e poi le rivende. Bene, secondo questo signore, uno degli ostacoli principali all'applicazione della Lean è la sua lunga curva di apprendimento, cioè non è un processo che si acquisisce in tempi brevi. Dal suo punto di vista, per apprendere i principi base, un manager dovrebbe partecipare, far parte quindi del team, in almeno 12 settimane nell'arco di un anno, cioè praticamente una al mese. E poi, l'altra affermazione importante è che per diventare un convinto sostenitore ci vogliono in media circa 4 anni di applicazione alla Lean Production, perché all'inizio in tutte le organizzazioni c'è la gaussiana, ci sono quelli favorevoli, quelli che remano contro e quelli che stanno a guardare. Quindi per tornare indietro bisogna superare un certo livello. È stato detto circa 4 anni, poi è come se avessimo messo quel cuneo che abbiamo visto stamattina, non si torna più indietro, però prima si è sempre a rischio. In base a queste considerazioni può essere utile riassumere le principali criticità. Ok, grazie. Scarsa presenza del management a gemba. Non è una parolaccia gemba, però quando dici a qualcuno che è abituato a stare in ufficio, beh, andiamo giù un po' in reparto, e la cosa è un po' più difficile. Io poi ho alle spalle una lunga, purtroppo tanti anni, e quindi una lunga esperienza, in moltissime realtà produttive c'è la direzione, la palazzina della direzione. Non so se nei vostri stabilimenti ci sono, ma in moltissime. Che dista non più di 10 metri dalla fabbrica. Beh, quei 10 metri, se vai a chiedere ai dirigenti che sono nella palazzina quante volte l'hanno percorso, probabilmente la risposta è tendente a zero. Ecco, quindi questo qui, quando gli dici vieni a gemba, ti guardano un po' storto. Scarsa sensibilità verso la caccia agli sprechi, giro quasi finito. Queste cose le ho già dette, le ripeto, cultura della produzione di massa, difficoltà a recepire i messaggi delle tre rivoluzioni. Per poter partire con una certa velocità bisogna superare questi primi 3 punti. E li dobbiamo superare tutti e 3, perché la presenza di uno dei 3 rallenta comunque il processo di cambiamento. Prima di chiudere passiamo le risorse insufficienti, ho già fatto un cenno. Fattori chiave per la trasformazione snella, ne ho dati 3. Anche qui uno magari già noto, la determinazione del management. Se non c'è, l'ha ricordata anche Comai stamattina, sembra un'osservazione ovvia, dice ma come mai? Il management paga il consulente o paga la formazione e poi non spinge. Allora c'è qualcosa che non quadra, perché purtroppo in tutte le organizzazioni i dipendenti a qualunque livello hanno la testa che guarda in su, cioè si sta sempre a guardare cosa fa chi sta di sopra di noi, e se chi sta sopra di noi è il vertice che è invitato a partecipare a qualche momento di condivisione dei miglioramenti, ti dice sì vengo, poi all'ultimo momento ti fa miau. E vabbè, scusate, non mi faccio prendere, sono già indietro. Il secondo, il Kaizen Promotion Office. Anche qui vuol dire dedicare delle risorse, come abbiamo visto in Bosch stamattina, che a tempo pieno seguono il progetto di miglioramento, che non è un progetto con un inizio e una fine, ma è un percorso che va avanti per il resto del tempo.
E abbiamo stimato che perché un'azienda possa essere ben sostenuta da questa struttura bisogna investire dal 2 al 5% delle risorse dell'azienda. Dipende, lo vedo, sembra tanto, eppure se si vuole andare avanti questo è un punto. L'altro punto chiave è la politica del personale. Il TPS ci fa guadagnare molta produttività. Tradotta in altre parole, riduzione dei posti di lavoro. Se non c'è un programma o una visione di come utilizzare le persone che eccedono nel momento in cui ho realizzato il cambiamento non va avanti. Io non posso, come direzione, io devo prendere l'impegno che i saving che ottengo dal TPS non sono per lasciare a casa le persone, ma per vendere di più e meglio, essere più competitivi, creare nuovi posti di lavoro, eccetera. L'ultimo, l'abbiamo visto, i tempi del programma devono essere medio-lunghi, più lunghi che breve. Ho visto stamattina 12 anni, 10 anni, ecco, questi mi convincono perché sono i tempi ragionevoli. Poi può cambiare da dimensione a dimensione, ma non c'è grossissima differenza tra la medio-piccola e la medio-grande. Siamo giunti alle conclusioni. Allora, è molto difficile ottenere il cambiamento, il miglioramento desiderato se non c'è una condivisione dei principi della Lean, un coinvolgimento esteso, comportamenti coerenti con i principi stessi e un impegno costante. Un'altra considerazione. Lean significa cambiare radicalmente la cultura di un'organizzazione. Focalizzarsi su alcuni principi operativi chiave, come fornire valore, eccetera, queste non le ripeto perché vi sono note, e quindi fare la Lean non vuole dire solamente utilizzare delle tecniche e delle metodologie per applicare i principi operativi, ma vuol dire anche e soprattutto allineare cultura, comportamenti, organizzazioni e sistemi ai principi organizzativi della Lean. Se non ci avviciniamo, se non li parallelizziamo, noi la Lean non la faremo più. Ho ancora due citazioni, una di Georg Königsegger che ci suggerisce di non aspettare che sia la crisi a costringerci al cambiamento verso la Lean, anche se moltissime esperienze sono nate da momenti di crisi, perché con l'acqua alla gola proviamo a fare anche la Lean, come si fa anche per altri approcci. Il viaggio verso la produzione snella è lungo e a volte tortuoso, non esiste un percorso facile. E l'ultima che fa il Königsegger è che niente di importante arriva facilmente, specialmente quando si sta cambiando e riorganizzando il modo in cui vengono fatte le cose. L'ultima è di John Shook, il manager americano che ha lavorato per 10 anni in Toyota prima di realizzare insieme alla Toyota il famoso stabilimento della NUMMI, penso che lo conosciate, e quindi sicuramente profondo conoscitore del modello TPS. E ci ha fatto questa massima. Ci ha ricordato che non ci sono esperti, ma solo persone con più esperienza. Cosa vuol dire questo? Che più tempo aspettiamo, più esperienza avranno i nostri concorrenti quando inizieremo anche noi. Quindi fatelo, fatelo subito, fatelo veloce e rozzo, ma fatelo. Per approfondire questi temi vi consiglio la lettura o lo sguardo, l'approfondimento di 3 libri. Le 3 rivoluzioni di Alberto Galgano, Lo spirito Toyota di Taichi Ono, per me uno dei più bei libri che abbia letto su TPS, e l'ultimo, Che cos'è la qualità totale, che è un po' la mamma di quello che è arrivato dopo. Grazie per l'attenzione.